Sì. Buongiorno a tutti e benvenuti alla cerimonia di premiazione della 24esima edizione del concorso internazionale di poesia Città di Quadrata. Quest'anno il concorso giunge con successo alla sua 24esima edizione, perché nel 1982 l'attore e grande ufficiale Rivaldo Matteoni ha avuto l'intuizione di fondarlo, e soprattutto perché negli oltre 20 anni successivi lo stesso Rivaldo Matteoni ha avuto il talento e la forza di far crescere in prestigio questa sua creatura. Per motivi di salute Rivaldo non è fisicamente presente stamani, ma ha voluto ugualmente partecipare alla cerimonia del concorso attraverso una lettera che io vi leggo con umiltà, rispetto, ammirazione e senza dubbio con inadeguatezza. Rivaldo dice: torno col pensiero all'anno 1982 e rivivo l'entusiasmo di quel periodo per la gioia di poter operare a favore del premio Città di Quadrata, la mia adorata città. Ho lavorato alacremente per 25 anni e oggi sono felice di aver ottenuto ogni anno il successo voluto. Proprio per questa ragione mi sembra doveroso porgere a tutti quelli che mi hanno aiutato l'affettuoso grazie per aver operato insieme a me. Ringrazio affettuosamente il Presidente della Repubblica per la bellissima medaglia, ringrazio Sua Eccellenza Prefetto, il Comune di Quadrata e la Filarmonica Giuseppe Verdi di Quadrata, della quale sono stato Presidente per tanti anni, per i suoi bellissimi concerti. Ringrazio la Banca di Credito Cooperativo di Vignole e ringrazio con tanto affetto la giuria per il suo lavoro e le sue scelte. Inoltre desidero ringraziare Roberto e Alessandro Rapezzi per il loro lavoro a favore del premio. Ringrazio il pubblico, il mio pubblico, che mi ha sempre sostenuto anche nelle prove teatrali più impegnative. E credo di parlare a nome di tutti nel contraccambiare sinceramente, affettuosamente il grazie e un abbraccio. Buongiorno a tutti, benvenuti alla cerimonia di premiazione della 28esima edizione del Premio Internazionale di Poesia Città di Quadrata. Abbiamo iniziato con l'inno nazionale, che ben si confà a questo premio, che nasce a Quadrata ma abbraccia i confini nazionali, li oltrepassa e ritorna però sempre a Quadrata. È un premio nostro che però travalica i nostri confini per abbracciare degli orizzonti molto ampi, e questo a chi si deve, insomma. E nel 1982 questo premio è nato con Rivaldo Matteoni, il grande ufficiale Rivaldo Matteoni. Vedete qua la sua immagine. Rivaldo è scomparso a febbraio, e Rivaldo è stato il padre, l'anima e la voce forte, instancabile per tanti anni di questo premio. E, leggendo così anche in internet dei ricordi delle persone che l'hanno conosciuto, dei poeti che l'hanno conosciuto,
molti sono rimasti colpiti dal fatto che Vivaldo usava inviare delle cassette con la registrazione delle poesie declamate ai poeti, e questo è un segno di dispetto, di amore, di solennità nell'incontro con la poesia. È come un matrimonio che ogni volta veniva celebrato e veniva ricordato in quel momento, nella sua irripetibilità, e come un momento straordinario. Ecco, io penso che molti di voi hanno in memoria una registrazione della voce di Vivaldo, una registrazione di una poesia o una registrazione di un ricordo, oppure molti di voi sentiranno parlare Vivaldo ancora per dire qualcosa, che dirà loro qualcosa di nuovo in questo momento. E il modo migliore in questo momento per sentire questa voce è ricordare Vivaldo con un attimo di raccoglimento. Grazie a tutti. Voglio passare il microfono a Biagio Pasqualcini, che per tanti anni è stato un compagno di viaggio di Vivaldo. Bene, buongiorno a tutti e grazie a tutti gli intervenuti. Grazie anche al sindaco che è presente, all'assessore regionale Fragai, alla rappresentanza della prefettura, dottor Russo, e non lo so se ce ne sono altri. Allora, che dire, mi sembra che già sia stato detto tanto dal dottor Chiti che mi ha preceduto. Io devo dire che in effetti sono stato molto vicino a Vivaldo già dal 1981, quando prese la presidenza della Filarmonica. Fu allora che mi cercò e che chiese di affiancarlo. Subito dopo aver assunto la presidenza, il suo pensiero lo conobbi subito, quello di volere dare nuovo impulso e nuovo prestigio alla Filarmonica, ma questo non lo soddisfaceva, non era sufficiente. E quindi pensò subito, già nei primi del 1982, di istituire questo premio, naturalmente con l'appoggio, con il sostegno del comune, della banca di credito cooperativo di Vignole, che sempre hanno contribuito in misura sostanziale e importante. E il premio quindi è nato nel 1982. Ecco, io ho visto, riflettendo, questo stretto connubio, veramente un intreccio tra la Filarmonica e il premio, per cui bisogna dire che dire del premio bisogna andare a dire della Filarmonica, e questo mi ha portato indietro a leggere qualche verbale della Filarmonica, e quindi quello immediatamente dopo il primo premio che è avvenuto il 17 ottobre 1982. Il 4 di novembre 82 noi abbiamo il consiglio direttivo della Filarmonica si riuniva per prendere atto del successo che si era avuto, e le parole veramente sono entusiastiche, quindi fanno un po' veramente commozione e anche un po' di rimpianto, perché tanti anni sono passati, quindi allora si vedeva con un entusiasmo diverso che forse non è venuto a mancare, comunque un po' scemo. E per quanto riguarda l'entusiasmo del concerto e della successiva manifestazione e premiazione nella sala affrescata della villa. Ecco, tutto questo avveniva nel 1982, subito dopo ancora Vivaldo non si fermava, perché ha istituito quel gruppo culturale nel quale rientravano tutti quelli di Quarrata che amavano la poesia, facevano di poesia,
e ci si muoveva qui per, per i comuni qui limitrofi, a Pistoia, a Prato, insomma è stata un'attività che non è venuta mai a cessare. Quello che mi rimane più impresso è anche il sacrificio, il lavoro improbo che ha fatto per i primi 2 anni a scrivere 1100 indirizzi ai vari poeti in Italia con una macchina famosa, la Letta 88 Olivetti di buona memoria. Quindi si lascia immaginare che lavorava tutto un anno per ottenere questo risultato. Io, molto è stato detto, già ripeto, mi sembra, non vorrei fare una geografia gratuita. Io tutti lo conosciamo, tutti sappiamo cosa ha detto e cosa ha fatto durante la sua vita. Un po' ho voluto, quando scrivo, se mi capita di scrivere qualcosa, poi dico quello che veramente è stato vissuto. Quindi voglio richiamare anche quello che ho scritto e che potrebbe essere anche integrato con altro. Io ringrazio veramente tutti e inviterei a questo punto la figlia del grande ufficiale Vivaldo Matteoli, Elisabetta, che si presenti qui a ritirare questo pensiero che poi depositerà lì, poserà lì sulla tomba del Vivaldo. Darei ora la parola a Alessandro Rapezzi, che è una voce importante, direi quasi storica anche lui del nostro concorso, e ha un legame particolare con Vivaldo, è il nipote. Gli cedo la parola. Sì, appunto, vorrei ricordare mio zio Vivaldo con questa poesia. È la poesia con cui si aggiudicò nel 1966 a Sanremo il concorso Non è mai troppo tardi. Questa grossa opportunità gli permise più tardi di entrare alla RAI, la RAI di Firenze, nella compagnia di prosa di Radio Firenze, appunto, dove lavorò con attori del calibro di Arnoldo Foà, Gino Cervi e molti altri. La poesia si intitola La madre di Ungaretti. E il cuore, quando d'un ultimo battito avrà fatto cadere il muro d'ombra per condurmi, madre, sino al Signore, come una volta mi darai la mano, in ginocchio, decisa, sarai una statua davanti all'Eterno come già ti vedeva quando eri ancora in vita. Alzerai tremante le vecchie braccia come quando spirasti dicendo: mio Dio, eccomi. E solo quando m'avrà perdonato ti verrà desiderio di guardarmi, ricorderai di avermi atteso tanto e avrai negli occhi un rapido sospiro. Allora, chiederei ancora sì. Ad Alessandro Rapezzi se ci vuole declamare Ed è poesia di Salvatore Cangiani, dedicata a Vivaldo. Da lontane strade venivamo, chiuso nel pugno un verso appena nato, e tu gli davi l'ala della tua voce perché salisse in volo un'altra allodola nei cieli di Quarrata. Era poesia la tua bella amicizia, per quanti ebbero il tono di riposare un poco alla tua ombra. E fu per te che la tua terra divenne un giardino dove dal seme amaro della nostra smarrita umanità germoglia ancora un canto alla speranza. Ed è poesia il bene che era in te, la tenerezza del tuo gesto chinato a raccattare briciole di luna per la notte del mondo. Perché la poesia è il nostro antico grumo di dolore che si scioglie d'incanto al primo lampo del mattino sul mare, il nostro gemito che anela ad acquietarsi nell'immensa sinfonia degli spazi,
È questa pena di saperci polvere che il vento dell'Eterno disperde nel suo vortice di luce. Grazie, grazie a tutti. E a questo punto iniziamo, entriamo nel vivo della cerimonia di premiazione della 28ª edizione. Siamo arrivati al 28esimo anno, quindi immaginate un pochino questa creatura di Valdo, insomma, che è nata nelle sue mani, è stata accompagnata nei primi passi come un bambino, con i passi incerti inizialmente, ed ora ha 28 anni, sa andare dritta per la sua strada. E, insomma, magari nei primi anni, immaginiamola così, questa creatura, acquisendo sempre più sicurezza, guardava indietro e trovava questa figura paterna che la seguiva, che l'aiutava. Ed ora però questa creatura è grande, si volta indietro ma non deve pensare che suo padre è scomparso, semplicemente si è allontanato, però sa che lo vede ancora. Ecco, quindi ci fa piacere pensare che lo sguardo di Vivaldo è ancora su questo premio. Scompare l'uomo, ma non scompare la sua umanità, che è ben presente in questo premio. Senz'altro permea la struttura, l'essenza di questo premio, la serietà dell'organizzazione importante di questo premio. In queste cerimonie sentiamo ancora in sostanza la sua voce, la sua forza. E questa creatura, insomma, sente ancora dentro di sé, nel suo cuore, il calore di una carezza di questo padre che ha avviato il tutto e che ora dà fiducia ancora a questo premio, rivedendo indietro i passi iniziali e sapendo che questo padre ancora, con il suo sguardo, che è sempre stato dall'alto, perché di fronte, insomma, alla statura dell'uomo noi siamo stati sempre piccoli, però ancora, quindi ci siamo abituati ad essere guardati dall'alto. Diciamo che continuiamo su questa strada, ci voltiamo, non vediamo fisicamente Vivaldo, ma lui senz'altro vede noi. Cederei la parola ora al presidente del concorso per introdurre il premio. Voglio salutare innanzitutto tutti i componenti della giuria: Marco Scapecchi, Angela Ginni, Paola Giuntini, Franco Penesperi, Paola Lomi, Walter Melani e appunto Piero Santini, che è il presidente, a cui cedo la parola. Ovviamente un saluto anche doveroso alla Filarmonica, che ha introdotto questa giornata con l'Inno di Mameli, e che è, diciamo, un'altra metà del cuore di Vivaldo, come ci ha detto Biagio Falcini.